Va bene, allora riprendiamo lo scenario descrittivo di questo caso d'uso definendo le estensioni. Okay? Allora, quali sono le alternative ai vari casi possibili, ai vari passi possibili dello scenario principale? Allora, il sistema invia notifica all'utente. Non ha alternative, nel senso che se questa notifica non viene inviata, il caso d'uso non parte. Questo è il trigger di fatto. Passo 1 non ci crea quasi mai dei problemi. Al passo 2 cosa può succedere? Che l'utente si collega al sistema, quindi cliccherà su un link, aprirà la pagina, cose di questo genere. L'alternativa è che non lo faccia. Quindi dovrei chiedermi cosa succede se l'utente non si collega al sistema. Quanto tempo gli diamo? 3 giorni? X giorni di tempo? No? Perché sono giorni di tempo in cui la polizza è scaduta o in scadenza e lui però non sta facendo le pratiche per il rinnovo. Quindi dopo un certo, adesso non ricordo più se le assicurazioni ti tengono valida la polizza per 10 giorni, qualcosa del genere, passati i quali decade, quindi non la puoi più rinnovare, al limite ne devi poi stipulare una nuova. Quindi, se l'utente non si collega entro un certo tempo, a un certo punto tutto crolla, nel senso che poi lui, tutto questo caso d'uso non sarà poi più possibile, non potrà continuare. Quindi ho un timeout entro il quale l'utente si deve collegare. Quindi abbiamo un'alternativa 1A, e l'utente non si collega dopo 10 giorni. In italiano non si dice questa frase, non si è collegato dopo 10 giorni, sono passati 10 giorni e lui non si è ancora collegato. Sì, 2A. Il sistema invia la notifica e dopo 10 giorni l'utente non si è collegato. Allora, che cosa succede in questo caso? E il caso d'uso termina con fallimento e basta. Non può più essere recuperato perché dopo questo lungo tempo, in realtà dovremmo gestirlo anche a livello di processo, cosa succede se lui non rinnova. Ma di sicuro questo caso d'uso non può rimanere in sospeso così tanto, quindi termina con fallimento. Viceversa, potremmo pensare a un utente un pochino smemorato, ma non così tanto, in cui lui non si è collegato dopo un giorno, ad esempio. Allora a questo punto gli mandiamo dei reminder quotidiani, no? Quindi l'utente non si è collegato dopo un giorno, allora cosa faccio? Invia un... No, scusami, torna al passo 1. È più facile. Il sistema invia una notifica all'utente. Se l'utente non si è collegato dopo un giorno, torna al passo 1, cioè il sistema rinvia la notifica all'utente. Vuol dire che una volta al giorno ti arriva questa notifica. Fino a quando? Beh, fino a quando non succede il passo 2, cioè tu ti colleghi al sistema. Ok, fin qua era facile. Passo 3. Il sistema mostra l'elenco delle polizze scadute con le relative eventuali penali. Mostra un elenco. Allora, il caso generale è che un elenco abbia n voci. E in questo caso va bene, è già trattato dal scenario principale. I casi particolari è che l'elenco abbia 0 voci o una voce. Il caso di elenco con 0 voci non si può verificare perché ce l'abbiamo nella precondizione. Ok? La precondizione è un tornello. No? Tornello come c'è come quello che c'è sulle piste da sci o gli stadi. Serve per due cose. Uno, per non far entrare chi non ha il diritto. E due, per far sì che tu sappia che chi è passato di sicuro aveva certe caratteristiche. Quindi dopo il tornello non devi più fare dei controlli, perché sai che è lì in
in quel momento sono già stati fatti i controlli. Quindi a valle le precondizioni, quando sono già dentro al caso d'uso, do per scontato come assioma che la precondizione sia vera, perché è già stata verificata. E quindi almeno una polizza scaduta c'è. Quindi non è mai possibile che in questo elenco del punto 3 sia vuoto. Punto. Quindi l'unico caso particolare che ho nel caso 3 è il caso in cui l'elenco contenga una voce sola. Potrei anche non far nulla di speciale, però per agevolare la vita all'utente, se io ho una polizza sola scaduta, anziché mostrarti l'elenco di una voce e farti cliccare su quella singola voce per poi poterti far vedere i dettagli, ti mando direttamente al 5. Quindi l'alternativa al passo 3, che si verifica se c'è una sola polizza scaduta, allora non faccio il sistema mostra elenco, ma vado al passo 5, in cui il sistema mostra i dettagli della polizza, che a questo punto è l'unica. E quindi cortocircuito i passi 3 e 4. Passo, e non vedo altre alternative al punto 3. Punto 4, l'utente ha davanti a sé, davanti al proprio naso, un elenco di voci, ne deve selezionare una, non può fare tante altre cose. Può non far nulla, andare in time out, rifiutare, uscire, ma questo lo gestiamo, lo mettiamo come una clausola alla fine, no? Complessiva. Però di interazioni, lei non può selezionarne una sbagliata. Cioè non gli sto chiedendo inserisci il numero della polizza perché lui può sbagliarlo. È sempre preferibile, quando possibile, far scegliere all'utente tra elenchi noti piuttosto che non far inserire all'utente dei dati. Perché se lo inserisce sbaglia e devo gestire l'errore. Se invece ti dico le possibilità sono queste, devi per forza prendere una di queste, se lo fa, lo fa giusto. Giusto per quanto riguarda il sistema. L'utente seleziona una delle polizze mostrate, quindi non vedo altre alternative. 5. Il sistema mostra i dettagli della polizza, della penale, il numero di chilometri percorsi e permette all'utente di selezionare una delle fasce di costo con chilometraggio adeguato. Allora, cosa può andare storto qui? Quando arrivo al punto 5 io so già qual è la polizza che mi interessa, o perché ce n'era una sola e quindi ho preso il cortocircuito 3A, o perché ce n'era più di una e l'utente ne ha selezionata una tra queste. Quindi conosco la polizza, i dettagli della polizza quindi li so, li posso mostrare, la penale l'ho calcolata e quindi la posso mostrare, i chilometri percorsi li ho calcolati e li posso mostrare. Perché dico che li ho calcolati? Perché me lo dice il processo. Che prima di arrivare, prima addirittura di avvisare il proprietario, questo è il trigger del nostro caso d'uso, quindi sicuramente prima di arrivare qui, i chilometri percorsi e quindi la penale, li ho calcolati, sono noti, sono scritti dentro la classe rinnovo. Quindi sono informazioni che ho. Selezionare le fasce di costo con chilometraggio adeguato, conoscendo i chilometri percorsi, le posso andare a vedere, a filtrare. Quindi non c'è nessun caso anomalo, purché io abbia almeno una fascia di prezzo con chilometraggio illimitato. Cioè, l'unico rischio qua è che questo elenco di fasce di prezzo, di nuovo, normalmente un elenco nel caso normale ha n voci. Cosa capita se invece però per calcolare quell'elenco mi accorgo che non c'è nessuna che, perché questo qui ha fatto 800.000 km in un anno, poveretto lui, e io non ho una fascia di chilometraggio da 1 milione di chilometri? Se non sbaglio non c'era una fascia che era la massima fascia indipendentemente dal numero di chilometri. Dobbiamo avere una fascia che è indipendente dal numero di chilometri, ma non mi sembra che ci fosse scritto, eh.
chilometraggio massimo, ciascuna fascia è identificata un chilometraggio massimo. Non ti dice che almeno una delle fasce ha chilometraggio infinito. Diciamo che sarà cura di chi ha popolato queste fasce garantire, se no cosa capita? Cioè io qua sto progettando un sistema, sto dicendo che questo sistema funziona se almeno una delle fasce ha più chilometri, come massimali, di quelli che l'utente ha effettivamente percorso. Ok, è ragionevole, ma è garantito? Sono sicuro che sia così? Chi fa le fasce dovrebbe farlo. Sono sicuro? No. E allora gestiamolo. Gestiamolo non è mica colpa dell'utente. Poveretto, lui vorrebbe rinnovare la polizza, ma l'assicurazione non offre nessuna fascia chilometrica che faccia al caso suo. E quindi non può rinnovare. Magari è una scelta dell'assicuratore. Io i camionisti non li assicuro perché fanno troppi chilometri. Non con questa formula. E quindi se fai più di tot chilometri non ti posso assicurare. No, può darsi che sia una scelta. A noi sembrava ovvio che, che almeno una fascia superiore ci fosse, ma non è detto. Adesso che lo analizziamo nel dettaglio, noi non ci metto la mano sul fuoco che la fascia ci sia sempre. E quindi, nel caso 5, può capitare che il sistema informativo non ha trovato nessuna fascia compatibile con i chilometri dell'utente. Che faccio a questo punto? Chiedo scusa. Non posso fare altro che chiedere scusa. Quindi il sistema, mettiamolo, facciamo due, indentiamolo qua sotto, il sistema mostra un messaggio di, non voglio chiamarlo errore, perché non è detto che sia un errore l'utente, l'utente è sbagliato, cioè un messaggio di... Perché no? Cioè, se tu sei lì, vai per rinnovare, lui ti dice non è possibile rinnovare. Il sistema dice che è, facciamo così, che è impossibile rinnovare in quanto non esistono fasce così alte. E quindi poi il caso d'uso termina con fallimento. Termina con fallimento perché il rinnovo non è stato fatto. Io di questo non riesco in coscienza a dare la colpa né all'utente né all'assicurazione. Semplicemente un prodotto non c'è. Hai comprato una penna rossa, torni in negozio e dici la voglio cambiare, la voglio verde. Non c'è. O non ce l'ho più. Il negozio ha il diritto di avere ciò che vuole avere e tu hai il diritto di chiedere una certa cosa. Se non c'è il match, la transazione non si fa. Fine. Poi, a livello di azienda di assicurazione, vogliamo capire se questo fallimento è voluto per tagliare fuori un segmento di mercato oppure non è voluto e diventa un'opportunità per andare a recuperare un segmento di mercato che non pensavamo che esistesse. Però queste sono scelte di altro tipo. Ok, quindi abbiamo anche gestito un'anomalia molto remota. Se
Questa non si verifica, siamo al punto 6 in cui l'utente seleziona una delle fasce e conferma. Anche lì di nuovo ha un elenco di fasce possibili che sono già state verificate. Anche se fosse una sola le devo comunque mostrare, perché qui invece voglio la sua conferma esplicita, mentre prima, sai, il passo 3 abbiamo detto se ho un elenco di voci, se ce n'è una sola salto l'elenco. Mentre qua invece l'elenco, anche se ci fosse una voce sola, lo devo mostrare perché sto aspettando una conferma esplicita. Ci fosse una voce sola su quella voce lì, ma la conferma la devo chiedere. Quindi l'utente può fare una di queste cose. L'unico altro caso di, diciamo così, esecuzione, di estensione, di esecuzione diversa è se l'utente non procede col caso d'uso. Quindi quando l'utente al passo 4 deve selezionare una polizza o al passo 6 deve selezionare una fascia, se non lo fa entro un certo tempo il caso d'uso si interrompe. Quindi siamo nel caso 4A oppure 6A se non sbaglio, sì? Cioè l'utente non interagisce col sistema e allora termina con fallimento. Ci riproverà domani. Adesso non l'ha rinnovata. Perché nel frattempo ha avuto un'altra cosa da fare, ha interrotto lì e è andato via. Siamo d'accordo? Ci sono dubbi? Sbagliato di nuovo qualcosa? Professore? Sì. Sì. Ma se ad esempio noi arriviamo al punto 6 e vediamo che quella. Vabbè, vediamo al punto 5, però invece di confermare la fascia, che vogliamo, decidiamo che non vogliamo più fare il rinnovo. Sì. Perciò teoricamente qui il sistema termina con fallimento perché l'utente sì. Non fa nulla. Sì. E perciò io avrò sempre. Cioè, dopodiché basterà non fare niente per non rinnovare. Sì. Il sistema neanche partirà. È così. Cioè io posso, se non arrivo alla fine del punto 6, la polizza non è rinnovata. Poi questo a livello di caso d'uso ha la conseguenza che questo obiettivo non è stato raggiunto. A livello di processo, che conseguenza ha? Cioè io da una situazione reale devo dare disdetta un mese prima. Ok, allora cosa capita se io non faccio il rinnovo non avendo dato la disdetta prima? Beh. Allora, però ciò che qualcosa succede, no? Di sicuro ti tirano le orecchie economicamente. Ma non è ciò che avviene, non avviene dentro questa cosa d'uso. Ci sarà il processo a monte che dice se lui non ha rinnovo, cioè per gestire tutte queste cose dovremmo avere qua un bel fork con un timeout che dice se entro 8 giorni questo processo non si conclude perché lui ha rinnovato, allora succedono cose brutte. No? Però lo devo gestire a livello di processo. Il caso d'uso, poverino, è il caso che inizia con la richiesta di rinnovo e questa richiesta di rinnovo non viene portata a compimento. Per mille motivi. Si è stufato, ha cambiato idea, non hai soldi, eccetera. Allora, quel caso d'uso fallisce, ma il processo va avanti. Anche qua nel processo non è specificato dopo, qui potrei chiedermi, se dovessi fare un sistema reale in cui gestisco le cose reali, lo devo fare, chiedermi, ok, ma il rinnovo è avvenuto correttamente o meno? Okay, il proprietario rinnova, ok, e se non rinnova? Se dice di no? Allora qua dovrebbe esserci un rombo che dice, nel caso in cui non abbia rinnovato, di nuovo cosa succede? Abbia scelto di non rinnovare. Noi l'abbiamo fatta facile. Sì, volendo uno potrebbe ancora aggiungere un'eccezione, ma molto minore, nel senso di
nel punto 5 il sistema mostra i dettagli della polizza. Metti che tu hai, che tu abbia due polizze in scadenza. Clicchi sulla prima, lui ti fa vedere i dettagli e dice ma no, volevo rinnovare l'altra. Allora, volendo, nel punto 6 potrei dire 6A, l'utente si vede che la polizza è sbagliata e torna indietro. Oppure butta via tutto, chiude e rientra di nuovo, ecco, quello è. Lo potremmo mettere così. Quindi abbiamo un 6, in questo caso un 6B. L'utente torna indietro, chiede di tornare all'elenco delle polizze, vai al passo 3. Però, sai, è un dettaglio di usabilità questo. Prima abbiamo detto, l'utente ha di fronte un elenco di polizze, non può sbagliare, nel senso che non può inserire un dato errato. Può sempre inserire o selezionare la polizza che non intendeva selezionare, cioè in un certo senso ha sbagliato. Ha inserito un dato valido, ma poi si accorge che non era il dato che voleva lui. Allora gli permetto di tornare indietro. Ma... va bene. Non credo si possa spremere altro da questo caso d'uso. Ecco, seleziona fascia di prezzo era sotto caso d'uso incluso, la selezione della fascia di prezzo, in questo caso la selezione della fascia di prezzo era di fatto i passi, scusatemi, 5 e 6. Quindi questo vuol dire che il 5 e 6 che abbiamo descritto all'interno di questo caso d'uso saranno presenti ugualmente, identici, anche nell'altro caso d'uso per la stipula della nuova polizza. Quindi adesso abbiamo fatto questo, quindi l'abbiamo dettagliato fino in fondo. Ma se dovessimo costruire tutti i casi d'uso, è inutile fare copia e incolla, avere due parti dello stesso testo, avrei fatto un altro caso d'uso che è solo la scelta della fascia 5-6, e qui con la loro eccezione ovviamente 5A, 6A, e poi qua avrei scritto semplicemente 5 include e l'altro caso d'uso che si chiamava scelta della fascia. Ok? Se li faccio tutti è più breve e sintetico fare così, se ne faccio uno solo mi complico la vita a farne due e includerli uno con l'altro. No? L'inclusione è dichiarata nel diagramma dei casi d'uso, ma qui non l'ho esplicitata a livello di narrativa. Ok, l'ultimo punto, direi, che ci chiede il testo è di proporre tre indicatori, tre KPI più significativi per valutare la procedura, cioè il processo, dal punto di vista dell'assicurazione. Qui dice la procedura in generale, noi abbiamo creato tre processi, tre activity, dovremmo considerarle tutte e tre, non uno solo di quei tre. Quindi i KPI li andiamo a scegliere pensando sia alla fase di stipula, sia alla fase di incidente, sia alla fase di rinnovo. Allora, per stilare i KPI abbiamo il nostro schemino che io qua ho riportato, in cui dobbiamo definire essenzialmente l'obiettivo, cioè cosa voglio misurare, la metrica, cioè le informazioni dettagliate su come avviene questa misura, come viene interpretata,
la fonte e, vabbè, e poi la categoria di questo indicatore. Sì. Ci viene sempre dato alla fine? No, questo non ci sta. Quindi vi chiederò di ricordarvi queste cose. Se ve le volete scrivere non vi picchio, è solo questo. Allora, quali sono dal punto di vista della compagnia di assicurazione gli indicatori che possono essere più rilevanti? Quando è che una compagnia di assicurazione ci guadagna? Allora, la compagnia di assicurazione è felicissima se voi dovete pagare le penali. No? Quindi questo è... E però, avendo pagato le penali, avendovi strizzati ben bene, continuate a rimanere di anno in anno. E vi porta via via sulle fasce più alte. Questo è il nirvana. Poi probabilmente preferisce che voi paghiate le penali perché avete sforato i chilometri piuttosto che non abbiate fatto gli incidenti. Perché se voi fate un incidente, all'assicurazione tocca pagare. Ok? Quindi questi sono più o meno i criteri che fanno dire all'assicurazione: questo meccanismo di erogazione delle polizze funziona bene. Il fatto che io abbia dei clienti che rinnovano, le penali che sono riuscito a incassare, che è tutto un extra gettito, e, lo dico al contrario, in negativo, i clienti che non hanno fatto incidenti. Cioè sono più contento se ho tanti clienti che non fanno incidenti o ne fanno pochi. A me vengono in mente queste cose. Sui vari tipi di KPI, in questo processo, ad esempio, tutta la parte di produttività, utilizzo, ma in parte anche costo unitario, poi dipende un po' come lo definiamo, cioè tutta la parte di efficienza, è scarsamente relativa. Perché che cosa ho impegnato qua? Niente. Personale minimo. Cioè, quando c'è un incidente, uno deve andare a controllare i dati della centralina, eccetera. Risorse umane non ce ne sono, risorse materiali non ce ne sono. Sì, ci sono risorse economiche per i rimborsi. Quindi, devo vedere, ogni euro che ho incassato, quanto di questo viene reinvestito in rimborsi e quanto invece mi rimane come guadagno. Quindi un'efficienza del capitale, possiamo andare a misurare. Ma per tutto il resto è un processo che è talmente leggero, che non implica risorse. Quindi KPI su quest'area qui non li vedo. Non è che ottengo lo stesso risultato con meno risorse, già di risorse non ne ho, non ne metto. Poi, per carità, ho dei costi. I costi sono le centraline. Cioè, per stipulare una polizza di questo genere, tutto il meccanismo si basa sulla centralina. La centralina, devo capire, però se io ho delle fasce chilometriche, il cui valore dipende solamente dai chilometri, alla fine la centralina la pago io in buona parte, io assicurazione. Quindi, se per assurdo avessi un cliente che mi fa il contratto un anno, sulla fascia più bassa, e poi l'anno dopo non lo rinnova, io ci ho perso il valore di quella centralina lì. Perché non mi converrà quasi di sicuro andare a recuperarla e rivelarla, ricondizionarla e ridarla a un altro cliente, perché mi costa più in lavoro, in trasporto, in gestione, che non partire con una centralina nuova. Allora, quella è l'unità di costo che potrebbe esserci, di cui vogliamo vedere: ho investito in una centralina, quanto mi è tornato in termini di rinnovi di polizze. Però forse lo vedo, visto che mi hanno chiesto tre, io questo lo metterei al quarto posto, no? Come importanza.
E quindi lavoriamo su, essenzialmente su quegli altri aspetti. Allora proviamo a scriverli. Io parto così, come mio ragionamento mi trovo meglio a partire dall'obiettivo, no? Che sono questi qua che abbiamo detto a parole. Quindi l'obiettivo numero uno dal punto di vista dell'assicurazione di questo processo è mantenere i clienti. Ok? Quindi avere un numero di clienti. Allora, scusate, lo scrivo in due modi e poi decidiamo insieme come farlo. Quale scegliere? Un numero di clienti in crescita, cioè mi aumenta di anno in anno il numero di clienti, oppure un'altra cosa che è più o meno collegata a questa potrebbe essere avere la maggioranza di clienti che rinnova le polizze. Che non è la stessa cosa, no? In un primo caso io potrei avere tanti clienti in crescita, ma magari sono clienti sempre nuovi. Usa e getta, ne prendo, aumenta il numero, ma mi interessa solamente quanti ne ho. Nel secondo caso lavoro più sulla retention, cioè una volta che ho una polizza, questo qua viene rinnovato di anno in anno. Sono due KPI diversi, sono due cose diverse. Che dietro avranno politiche commerciali diverse. La seconda tiene conto anche dell'ammortizzamento del costo della centralina. Ammortamento. Se ho lo stesso cliente e non un cliente nuovo. Proviamo a fare la seconda. Teniamoci da parte. Una è questa, abbiamo detto, avere il numero di clienti in crescita, che potrebbe essere sensato anche. Sempre parlando di esame, io quello che vado a valutare, cioè, magari appunto io ritengo 1, 2, 3, certi tipi di KPI mi verrebbero in mente, voi ne proponete degli altri, ciò che viene valutato è che siano, soprattutto che siano rilevanti, rilevanti in termini di processo e in termini di stakeholder. No, che effettivamente descrivono un beneficio per lo stakeholder e descrivono qualche cosa che mi ha gestito dal processo e definiti in modo corretto. Poi se i tre che definite voi sono diversi da quelli che avete definito io, va bene lo stesso. Poi, quella è poi una valutazione di qual è l'importanza strategica dei vari elementi che noi non conosciamo, quindi ce lo stiamo inventando. Allora, questo era uno. Il secondo avevamo detto le penali. Per cinico che possa essere, quindi incassare un elevato numero di penali. E il terzo è la mancato sborso, qui non lo posso scrivere, avere clienti che non fanno incidenti, o che se li fanno con torto, no, anzi io ho con ragione, e quindi non devo pagare io. Quindi avere clienti sto pensando in italiano come la parola, non è incidentosità, con bassa incidentalità, prendiamo la sua incidentalità, non viene rosso, sembra che esista, vabbè, per noi ha questo significato qua, con basso tasso di incidenti e cose di questo genere. Allora questi qua sono gli obiettivi che vogliamo misurare, i primi tre. Allora il passo subito dopo, almeno come possibile flusso di ragionamento, è: bene, come la calcolo sta roba? Come faccio a valutare, estrarre un numero a livello di procedura, quindi di idea, no? Di come facciamo a valutare
Qual è la maggioranza dei clienti che rinnova le polizze? Avere tanti clienti che rinnovano le polizze? Allora potrei calcolare in un determinato anno quante operazioni di rinnovo ci sono state. Rispetto? Perché quante operazioni di rinnovo è un numero assoluto, è un indicatore generale che da solo non mi dice nulla. Rispetto a cosa? Rispetto alle polizze che si potevano rinnovare, quindi alle polizze attive nell'anno precedente. Se ho rinnovato 1000 polizze, l'anno scorso avevo 1200 polizze attive, allora ne ho 1000 su 1200. Poi magari in quest'anno ne ho rinnovate 1000 e ne ho stipulate 500 nuove, ma quelle non le guardo. Quelle 500 nuove andrò a vedere poi l'anno prossimo se verranno rinnovate. Quindi posso calcolare, confrontare le polizze rinnovate quest'anno con le polizze attive l'anno scorso. A livello di formula prenderò semplicemente, conterò quanti rinnovi dell'anno Y fratto il rinnovo, dunque le polizze in corso nell'anno precedente, però polizze in corso per noi è sempre la cassa rinnovo, anno Y-1. Magari sull'anno Y-1, cioè se è una polizza nuova, allora io non devo contare le polizze nuove. Se nell'anno Y c'è un rinnovo, perché sia una polizza veramente rinnovata e non nuova, deve essere sicuro che per quella polizza lì non ci sia un rinnovo nell'anno Y-1. No, che esiste già. Cioè vado a prendere le polizze, poi magari le scriviamo meglio, le polizze che hanno la validità nell'anno Y e c'erano già nell'anno Y-1, quindi rinnovate l'anno Y e già presenti l'anno Y-1, rispetto a quante ce n'erano in totale nell'anno Y-1. Io non voglio avere numeratore le polizze nuove stipulate nell'anno Y. Ok? Voglio avere i rinnovi veri, ma la mia tabella rinnovo comprende sia i rinnovi che le stipule nuove. Mentre l'anno Y-1 non mi interessa al denominatore se fossero nuove polizze nell'Y-1 o rinnovi dall'Y-2, perché tanto è comunque il mio base di riferimento, l'importante è che fosse attiva nell'Y-1. Dimmi. Sì, è quella l'idea, ma quali sono quelle stipulate nell'anno Y nuove? Quelle di cui ho... Cioè questa parola rinnovo, io la sto immaginando come questa classe qui. E questa classe rinnovo c'è sia che sia una polizza nuova, sia che sia effettivamente un rinnovo di una polizza vecchia. Allora, per sapere se quel rinnovo è un rinnovo nuovo o un rinnovo vero, mamma mia, mi incasino con le parole, se questo rinnovo, questa classe rinnovo è effettivamente un rinnovo di polizza o una nuova stipula, un modo è quello di andarmi a chiedere se su quella polizza c'è anche un rinnovo nell'anno prima. Se c'è anche l'anno prima, allora è veramente rinnovata. Se non c'era l'anno prima, allora è nuova di quest'anno. Ok? Noi potremmo semplificarci tanto la vita se decidessimo di mettere un campo in più qua in rinnovo che si chiama prima.
una variabile booleana che si chiama prima, prima stipula. Allora, quando creo una polizza nuova, metto questo campo prima stipula a vero e tutti, in tutti gli altri casi metterò prima stipula a falso. Allora, se facciamo così, ci aiuta. Lo facciamo. Che è un dato ridondante. Questa stessa informazione la potremmo ottenere facendo quel confronto di quest'anno con l'anno precedente. Però visto che ci aiuta, no, è abbastanza comune quando devo pensare ai KPI, avere comoda dell'informazione in più, avere disponibile comodamente dell'informazione in più. La mettiamo nei processi, a volte delle azioni, dei punti di controllo, eccetera, possiamo anche aggiungere dei dati nel modello concettuale. Quindi a questo punto, count rinnovo anno Y con prima stipula uguale falso rispetto a rinnovo anno Y meno 1, quello che sia. Ok, questo è un rapporto tra 0 e 1. Questo è un rapporto tra due quantità assolute dal punto di vista della scala, quindi è un'unità di misura, non c'è, è un numero puro, un rapporto puro. E la scala è la scala dei rapporti, è una divisione tra due scale assolute, quindi mi dà un numero tra 0 e 1, è una scala dei rapporti, perché potrei esprimere tra 0 e 1, tra 0 e 10, tra 0 e 100, quindi ho un fattore moltiplicativo libero, ma ho lo 0, lo 0% bloccato. L'interpretazione di questa misura è, lo interpreto dicendo che è più alto possibile e quindi potrò fornire un valore accettabile se è maggiore di, non so, l'80%. Pardon, non l'ho espresso in percentuale, quindi metto 0,80, perché l'ho espresso come numero. La fonte, ovviamente, il modello concettuale, in particolare la classe rinnovo, a cui abbiamo proprio aggiunto un campo apposta. Questo tipo di indicatore sulla nostra mappa degli indicatori, dove la metteremmo? Allora, essenzialmente è un confronto. Cos'è un confronto? Tra cosa e cosa? Tra un output e un altro output. Forse un confronto tra un output e un input lo andrei nella classe servizio. Diciamo che questo è come se fosse un bacino potenziale di utenti. E quello sopra è come se fosse la frazione di quegli utenti che sono riuscito a catturare. Cioè, ho un segmento di mercato potenziale che sono i miei clienti attuali, che voglio che si convertano in clienti futuri. Quindi questo alla fine è un tasso di conversione, è un'efficienza nella conversione dei clienti.
è una risorsa che ho, risorsa in termini di mercato, cioè una clientela attuale, quanta di questa viene convertita? No? Quindi in questo caso sono, ricadrebbero nella parte di è brutto dire che sarebbero inventory queste, però è la categoria più adatta. No? Cioè, gli inventory non sono, in questo caso, i pezzi che ho, le centraline che ho, ma sono i clienti che ho. Che ho a catalogo. I miei clienti danno prima a catalogo. Quanti di questi producono, nel senso che rinnovano? Quindi sarebbe una categoria di produttività dei clienti esistenti, della risorsa inventory uguale clienti esistenti. Questo è un po' un KPI un po' strano. Ok, beh, poi gli diamo il nome che vogliamo. Rinnovi. Secondo KPI, vogliamo tanti, incassare tante penali. Tante penali o tanti euro sotto forma di penale? Sono due modi diversi di misurarlo, cioè quante penali ho incassato oppure quanti euro ho incassato. Probabile che mi interessino più gli euro, visto che questo è il KPI cinico. E quindi la mia procedura sarà quella di valutare l'incasso totale derivato dalle penali, sempre riferito a che cosa? Vabbè, riferito alle polizze in corso nell'anno, ovviamente. Allora, come lo calcolo? Devo fare la somma totale di tutte le penali incassate. Dove incasso le penali? Le incasso qua al rinnovo e le incasso qua all'incidente. Quindi devo fare la somma di due mucchietti diversi e poi rapportarli al numero di polizze attive in quest'anno. Quindi avrò la somma di rinnovo.penale nell'anno Y più la somma di tutte incidente.penale nell'anno Y, il tutto diviso il numero di polizze attive nell'anno Y. Count rinnovo nell'anno Y. Sì. Che ha fatto sul conto quel sul rinnovo? Una che ha fatto in questo. No, rinnovo nell'anno Y sono tutte quelle attive nell'anno Y, che siano un prima stipula o no. La classe rinnovo le ha tutte. L'unità di misura di sta roba qua sono gli euro all'anno. Qui sto facendo un'espressione in cui vengono coinvolte rinnovo.penale, che è
una valuta e quindi un valore sulla scala dei rapporti. Sto sommando dei valori sulla scala dei rapporti, si può fare perché sono sulla scala dei rapporti. Sommo ancora altri, quindi tutto il numeratore sono scala dei rapporti. Il denominatore è una scala assoluta, il rapporto tra i due ovviamente mi rimane sulla scala dei rapporti. Dei rapporti e non assoluta, perché ovviamente posso esprimere in euro all'anno, in euro al mese, in euro al giorno, quindi è un fattore di scala arbitrario, no? Posso moltiplicativo. No, sì, sono l'euro all'anno in realtà per polizza. Sì, che poi non è una vera unità di misura la polizza, però per ricordarmi. Non sono gli euro totali incassati nell'anno, sono gli euro totali incassati per polizza. Quanto mi rende una polizza in penali? Mediamente? Sì. Le polizze attive in un certo anno. C'è scritto qua, le polizze in corso, le polizze attive nell'anno Y e le uso, le trovo contando la classe rinnovo, le istanze della classe rinnovo. Mentre sopra sommo per queste stesse classi rinnovo, perché vedete che rinnovo nell'anno Y e rinnovo nell'anno Y sono sempre le stesse classi, sempre le stesse istanze. Da una parte le conto quante ne ho e dall'altra sommo il valore penale di ciascuna di esse. Saranno tante, saranno 0, alcune saranno diverse da 0. Quindi l'interpretazione, anche qua, è più alto possibile. Possiamo dire che è accettabile. Se maggiore, non so, di 100 euro sarebbe già... Contando che la media, le penali non le paga ciascuno ogni anno, magari la penale è molto più forte, magari 2-3 mila euro, però la paga magari uno su 10. Quindi se io riuscissi dal canale aggiuntivo delle penali a prendermi 100 euro per polizza in media, è già una bella cifra. Poi come sempre qui ci vorrebbe un benchmark per capire qual è l'ammontare delle fasce, del premio, eccetera, quanto incide questa penale sul premio che paga. Sì, sì, perché questo qua io lo chiamerei già ottimo. Anche questo, la fonte è la class diagram. Questa volta vado a pescare i dati della classe rinnovo e della classe incidente. E l'ultimo, avere clienti con bassa incidentalità. Come lo valuto? Lo posso pensare in due modi. O conto i clienti che non hanno fatto incidenti rispetto ai clienti che ne hanno fatto almeno uno. Cioè, ho l'80% dei miei clienti che non hanno fatto incidenti. Il restante 20% ha fatto 1, 2, 3, 18 incidenti. Oppure l'altro modo è quello di calcolare il numero medio di incidenti per cliente. Però il numero medio di incidenti per cliente mi piace meno come metrica, perché va a mettere insieme l'utente che poverino ha fatto un incidente, quello che ne ha fatti 40 e mi alza la media. Quindi se ho anche un basso numero di clienti ma ad alta incidentalità, questi mi vanno ad alzare la media e credo invece di andare, credo che tutti vadano male, invece sono solo pochi. Quindi forse è meglio calcolare i clienti. Al limite potrei calcolare i clienti che non hanno fatto nessun incidente e magari separatamente i clienti che hanno fatto pochi incidenti, diciamo meno di 2. Per capire un po' come andare a campionare i percentili, no? Per capire come è fatta la distribuzione, vado a estrarre alcuni percentili
e vedo quanti clienti ricadono nello 0, quanti ricadono nei due incidenti e così via. Quindi mi sembra più significativo, cioè mi dà più informazione contare i clienti che non fare la media complessiva, contare i clienti che non hanno fatto. Quindi conto il numero di clienti in percentuale sul totale che ha fatto meno o zero incidenti, se lo definiamo in un modo, oppure lo possiamo definire meno di x incidenti. Possiamo definirlo in questi due modi. E questo di nuovo è un rapporto tra il conteggio del cliente che si chiama... questo c'è un dubbio che mi viene adesso, perché adesso ho sempre parlato di utente, ma cosa capita se un utente ha due macchine? Qua abbiamo parlato di polizze, quindi è facile, ragiono polizza per polizza. Qui se parlo di utente, quell'utente lì ha due macchine, lo conto come uno o lo conto come due? Qui abbiamo parlato di utenti, lo conterei come uno. Però se dico due polizze della macchina, non è che guida due macchine contemporaneamente, sono due persone diverse, bisogna contare polizze. Dimmi. Se tipo invece che il numero di clienti, il diciamo, numero di polizze a cui è associato l'incidente, in modo che tipo, cioè se un cliente ha due polizze, contiamo il numero di... Potremmo contare le polizze, però dobbiamo modificare questa frase qua, perché non è più i clienti. Sì, sono due, ovviamente sono due cose diverse. L'importante è essere coerenti, cioè non posso scrivere clienti e contare polizze, non posso scrivere polizze e contare clienti. Lasciamo clienti, poi tanto basta solo cambiare qua, clienti senza incidenti. Incidenti nell'anno Y fratto count clienti attivi nell'anno Y. Quindi qua non conto, adesso qui, diciamo così, mi sono preso un po' una scorciatoia linguistica, ma non sto contando il rinnovo, sto contando un cliente che abbia almeno un rinnovo nell'anno Y. Quindi per scrivere meglio dovrei scrivere, non è cliente ma è proprietario, con almeno un rinnovo nell'anno Y. E sopra dico questi qui proprietari con almeno un rinnovo che non abbiano alcun incidente. Così, ho usato i nomi delle classi, proprietario, rinnovo, incidente. Un po' più lungo, ma vuol dire ciò che avevamo detto prima. Conto i proprietari, i quali abbiano almeno un rinnovo, e in questo rinnovo non abbiamo fatto nessun rinnovo, poi legato a una polizza, che, alla quale non è associato nessun incidente nell'anno Y. Questa roba qua, per cento. Quindi l'unità di misura è percentuale, scala dei rapporti, anche qua più è alto, più alto possibile, accettabile se maggiore del 90%, non so, ottimo, se maggiore del 90% accettabile, se è maggiore del 75%, tanto per mettere dei numeri di riferimento. E tutto questo anche qua lo ottengo dal class diagram.
Poi appunto le varie altre sfumature, conto la polizza, conto l'incidente, conto il cliente, eccetera, danno origine a KPI leggermente diversi, che sono tutti buoni, insomma, tutti validi. Va bene? Dimmi. Ah, giusto. Categorie. Allora, questo qui è incasso totale rilevato le penali. È di nuovo di produttività questo, perché ho un incasso fratto una risorsa. Perché la risorsa, il denominatore è lo stesso, quindi mi confronto sempre con la risorsa produttività economica della risorsa clienti. Mentre il 3 è avere clienti con bassa incidentalità. Allora, questo va a vedere solamente cosa è successo, cosa hanno fatto questi clienti. Il cliente c'è, il cliente ha fatto l'incidente. Quindi questo che va a vedere solamente l'output, lo vedrei come KPI di qualità. No, perché dipende solamente da questo proprietario qui. È il mio proprietario ideale o no? No? Siamo molto vicini alla definizione di conformità. Cioè tu hai tutte le caratteristiche che ti fanno un proprietario perfetto? Cioè quella polizza è perfetta nel senso che mi ha fatto incassare e non mi ha mai fatto spendere? Quindi in questo caso lo vedrei come requisito di qualità conformità. Cioè un po' come quando produco un oggetto, questo può essere difettoso e quindi per me è un costo e dico che quell'oggetto non è conforme. Quando stipulo una polizza, il fatto che io poi debba pagare dei danni su quella polizza per me è un difetto. Perché la polizza perfetta è quella che non mi fa pagare niente. È più difficile quando ci sono dei servizi ragionare sui KPI, piuttosto che non quando ci sono dei beni materiali, no? Quindi bisogna un pochino cercare di tornare all'interpretazione e alla definizione delle categorie. Quindi in questi casi, diciamo, vengono anche viste con un po' di flessibilità da parte nostra. Va bene. Chiudiamo, abbiamo terminato circa in tempo, ci vediamo purtroppo in una situazione non troppo allegra, che è quella degli esami, ma passeremo anche questa. Buona serata.